Per quanto riguarda il secondo filo rosso della storia dell'impero di cui abbiamo parlato all'inizio, il rapporto tra centro e periferia, Roma e l'Italia perdono quella centralità che avevano avuto nella fase repubblicana. Dopo tre secoli, infatti, le province avevano acquisito un'importanza fondamentale. Sotto questo aspetto furono determinanti due processi. Il primo è l'inclusione sempre più massiccia dei provinciali, cioè degli abitanti delle province, tra le fila del Senato e nella classe dirigente che affiancava il principe nell'esercizio del potere. Il culmine di questo processo è costituito dall'ascesa al gradino più alto del potere di un provinciale nel 98 d.C. Si tratta di Traiano, originario della penisola iberica, che fu il primo imperatore provinciale. Una nomina, questa, che rifletteva una realtà ormai in atto soprattutto nel secondo d.C. Il centro e la periferia si venivano integrando in modo sempre più stretto. Il secondo processo è l'estensione della cittadinanza agli abitanti delle province. Anche questo contribuì in maniera decisiva al processo di assimilazione tra la periferia e il centro. All'inizio solo gli italici avevano diritto di cittadinanza. Con l'imperatore Caracalla, nel 212 d.C., tutti gli abitanti liberi dell'impero divennero cittadini romani. E veniamo al terzo fil rouge, i confini dell'impero. Per oltre due secoli l'impero riuscì a difendere la propria integrità. Le campagne di espansione si riducono notevolmente. L'impero si espande nell'Europa orientale con la conquista nel primo secolo avanti Cristo della Pannonia, l'attuale Ungheria, della Mesia, l'attuale Bulgaria, con l'imperatore Tiberio, e più avanti della Dacia con l'imperatore Traiano agli inizi del secondo d.C. Con l'imperatore Claudio nel primo secolo d.C. viene completata la conquista della Britannia meridionale, già iniziata con Cesare un secolo prima. Per il resto, gli eserciti sono per lo più impegnati nella difesa dei confini. Un esempio illustre di politica difensiva è il famoso Vallo, una lunga muraglia fatta costruire dall'imperatore Adriano nel secondo d.C. per proteggere il confine settentrionale della Britannia. Antonino, successore di Adriano, continuò l'opera di consolidamento dei confini, costruendo un confine fortificato in Germania. Tuttavia, già verso la fine del secondo d.C., diventa sempre più difficile e dispendioso dal punto di vista economico garantire la difesa dei confini. Marco Aurelio, il penultimo della dinastia degli imperatori adottivi, gli Antonini, nel corso di 19 anni di guerre, riuscì a fatica a contenere la pressione dei popoli esterni ai confini.